Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Carlotta e come vi avevo promesso nell'ultimo vlog che vi lascio qua sopra se ancora non l'avete visto, nuovo video haul di IKEA. Ovviamente ho tenuto anche lo scontrino così posso dirvi i prezzi di tutto e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale se avete voglia, se vi fa piacere, perché per me è davvero importantissimo, quindi nel caso in cui lo facciate grazie grazie mille e direi di cominciare subitissimo. La prima cosina che voglio mostrarvi è la più grande in assoluto ed è questa cornice super semplice, l'ho già aperta così potete vederla, semplicemente ha il profilo nero in legno. Easy, ma mi serviva perché volevo metterci delle fotine che adesso vi faccio vedere. Mi sono arrivate le foto di Lala Lab che mi sono state offerte tramite l'applicazione di Octoly, tra l'altro sono stupende. Ho deciso di fare queste foto vintage ma con tutto il profilo nero, di solito sono bianche, ma su Lala Lab in realtà potete metterci i cuoricini, potete farle con le scritte, quello che vi pare. Io le ho scelte tutte nere perché secondo me messe a mo' di collage, raga, ho un dubbio momentaneo, sapete quando, non lo so, siete e vi vengono i dubbi, ecco. E quindi niente, volevo mettere tutte le foto qua, adesso finito il video corro a farlo e vi metto il risultato subito qui. Vi ho detto che vi avrei detto i prezzi ma credo di essermi dimenticata, comunque la cornice l'ho pagata 9 euro. Poi ho preso anche questi due cuscini, sono abbastanza piccoli, sono 40x40, il loro nome è questo qui, spero si metta a fuoco. E costano veramente ma veramente poco, cioè adesso interrompete il video, scrivete qua sotto quanto potrebbero costare due cuscinetti così. E ta 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 ta, 2,50 euro, cioè raga veramente niente. Lasciate stare il colore che comunque non mi dispiace, ma ho già ordinato su Shein delle federe 45x45, quindi in teoria sono giuste, perché questi sono 40x40, però ho calcolato che comunque, cioè, sono pieni, quindi secondo me sono perfette quelle federe, ma ovviamente lo scopriremo insieme come tutto nella mia vita. Comunque super carini, per ora approvati, ma scopriremo poi se fungono quello che avevo pensato che dovessero fungere. Dubito che anche questa frase sia corretta, ma perfetto. Ho preso anche questi fazzolettini, tipo quelli da tavolo, tipo quelli della Tempo, perché costavano solo 1 euro. E ho detto, no vabbè, devo comprarli per forza, quindi andiamoli ad aprire, vediamo come sono, se effettivamente sono morbidosi oppure no. Ok. Trac, prendiamo il primo. Quanti problemi, raga, per aprire un coso. Ah, no, pensavo rimanesse un po' spuffoso verso l'alto. Invece no, rimangono chiusi, che da una parte in realtà dà un senso un pochino più di ordine. I fazzoletti sono così, sono abbastanza rigidi, sembrano quasi più da pranzo che fazzolettini per soffiarsi il naso, però vabbè, sempre utili. Tra l'altro manco a farlo apposta, super matchati col cuscino, cioè topperia. Finalmente sono riuscita a trovare loro, cioè le bacchette quelle profumate. Ancora non so di che cosa sanno, perché quelle che c'erano là non profumavano più di niente. Forse c'era anche scritto, no? C'è scritto può perdere colore. Bene, ma non benissimo. Quindi, dove cavolo? Vabbè, buchiamo qua. Non sa di niente, raga. Di cosa dovrebbero sapere? Io pensavo fossero profumate. Sanno di legna. Sono proprio di legno. Boh, vabbè. Tra le altre cose c'erano di molti altri colori, c'erano anche rosa, arancioni, blu, azzurre. Io ho scelto queste nude alla fine perché sapete che io ho sempre odiato il marrone. Ultimamente sto cominciando ad apprezzarlo perché alla fine è nella mia palette, nella casa dove siamo per adesso, dopo vi spiego, c'è abbastanza marrone, quindi secondo me questo era il colore che ci stava meglio in assoluto e ho preso queste. Stavo per dimenticarvi di dirvi il prezzo, comunque li ho pagati solo 2 euro. Poi ho preso questi, che sono dei profumatori per l'armadio, ma alla menta. Non avevo mai provato i profumatori dell'armadio di IKEA,
Quindi andiamoli ad aprire. Io utilizzo il rasoio per il viso, ragazzi. Che tattica! Ecco, mi sono anche tagliata mezza unghia. E raga, profumano un sacco. Però non so esattamente cosa. Un sacchettino solo. Pensavo ce ne fossero più di uno. Vabbè, un sacchettino solo. Ce lo facciamo bastare. Lo metterò nell'armadio di Walter. Comunque sa proprio di mojito. Cioè sa proprio d'estate, di menta. Qua c'è scritto anche... Dove cavolo l'avevo letto? Era un negozio e l'avevo letto, eh. Foglie di menta. Niente, l'ho immaginato. No, c'era scritto da qualche parte che comunque se lo sfregavi così, tornava a profumare. Quindi nel momento in cui non sentite più l'odore dovete schiacciarlo. Ecco. Raga, l'ho rotto. Guardate. Bello. Bello, sta cadendo tutto. Beh, un euro speso malissimo. Adesso lo rimetto dentro, credo che glielo metterò nella plastica. No, dai, raga, che burdello che ho fatto. C'è menta dappertutto. Perché? L'ultima cosina che ho preso è questa candela qua. Sinceramente non l'avevo mai vista. Io solitamente prendo sempre quella al gelato, alla vaniglia o alla panna. Non mi ricordo mai che cavolo è. Comunque quella al gelato, che tra l'altro ce l'ho accesa in sala adesso. Ma questa mi ispirava un sacco, l'ho usata, era in offerta tra l'altro. Molto buona, sa di maschio, sa proprio di uomo. E devo dire che a me i profumi maschili comunque non dispiacciono. Sembra quasi sandalo, ecco. Quindi vi farò sapere se profumerà. Comunque io non mi trovo da Dio con le candele di Ikea, ovvio, rispetto a una Yankee Candle o comunque ad altre candele costose, profumano un quarto, se non ancora meno. Però per quello che costano creano un po' di ambient, comunque la candela fa figo e un pochino di profumo lo lasciano, quindi a me non dispiacciono, soprattutto negli ambienti più piccoli come il bagno o lo studio, che il mio studio è veramente piccolo, quindi top. Prima di concludere il video però volevo mostrarvi anche questo acquisto, non è dell'IKEA, è di Amazon ed è un planner di 15 mesi pagato una stupidata tipo 5 euro ed è ovviamente quello mensile, io ho quello settimanale ma anche quello giornaliero e adesso ho anche quello mensile. Devo dire che secondo me è fatto veramente bene, soprattutto per quello che l'ho pagato. Qua potete scrivere i compleanni del mese, quindi anche le feste, io ho già cominciato a segnare, le vostre note, gli obiettivi, budget e spese. Questa per me è una voce molto importante, non so voi, anzi in realtà ne approfitto per darvi anche una piccola tips, così non è assolutamente sponsorizzata, non mi ha mai scritto, ma io utilizzo l'applicazione Budget. E devo dire che mi trovo molto bene questa qui, spero riusciate a vederla, questa qua con salvadanaio praticamente. E io ho bisogno di avere sotto controllo sempre i miei soldi, quanto spendo, quanto risparmio, tutte le mie cose. E qua avete le cose da fare, io mi trovo veramente bene, potete scriverci sopra anche coi rapidi, pensavo di no essendo un materiale abbastanza liscio e invece non sbavano né niente, quindi ecco questo è stato un momento per le cartopazze, si chiamano così? Sì, comunque faccio parte di quella categoria, io adoro queste cose. E niente, questo era tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto anche se non ho preso tantissime cose a questo giro, ma spero che ce ne saranno altri più avanti molto più grossi e non dico nient'altro. E quindi niente, io vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!